Buongiorno amici e bentrovati con la rubrica settimanale Dalla maternità alla maternità. Oggi è la terza parte dedicata a una fascia di età che va più o meno dai 3 ai 6 anni. Allora, quando i miei figli erano piccoli, ho letto e raccontato tante di queste storie, le piccole prime storie, le piccole prime fiabette che portavano in giro, 24 titoli di questa collana. Il più divertente indubbiamente era questo: i vestiti nuovi dell'imperatore. Questo imperatore che rimaneva in mutande li faceva morire dal ridere. E poi ancora tutte le fiabe classiche in versione cartonata. A loro piacevano tanto perché vedevano anche i cartoni animati Disney e Pinocchio è sicuramente una delle preferite. La particolarità di questa collana è che è scritto e stampato maiuscolo, quindi nella crescita, appena cominciarono a saper leggere, furono i primi libri che seppero leggere da soli. E poi ancora i classici della letteratura straniera, come ad esempio il Gruffalò, che hanno la particolarità anche di essere scritti sotto forma di filastrocca e la rima, come sappiamo, ai bimbi piace tantissimo. Questa è un'altra collana che loro amarono tantissimo. Intanto le sue storie di perché l'amavo pure io, perché questo perché in continuazione, che soprattutto verso i 3 anni loro avevano, ecco, io li prendevo in giro sempre con queste storie molto interessanti e molto carine. E le storie e le paroline magiche, grazie, scusa, buongiorno, eccetera, eccetera, ci hanno aiutato nella crescita. Sono storie molto carine, illustrate ovviamente. Che i bambini piacciono molto, e questa è una collana molto vasta e va anche dalle storie dell'emozione alle storie con i nonni, con i papà, con le mamme, per la paura, ce n'è per qualsiasi esigenza. Poi ancora un altro libro che a loro piaceva tanto era questo: 365 fiabe, storie e filastrocche, brevi, una al giorno, adatte per quando la sera si è stanchi e loro vogliono letto qualcosa, ma deve essere qualcosa di breve. Poi c'è l'arrivo del fratellino. E allora tanti libri come questo, adatti ad affrontare, questo è il fronteretto perché ha due storie, adatti ad affrontare appunto le storie relative all'arrivo di un fratellino o di una sorellina in famiglia. Libri gioco, perché con i libri si gioca ovviamente. Questo a loro piaceva tantissimo, è un libro con le calamite. Calamite che hanno tutti i personaggi del mare. Il libro è un libro scenario e quindi seguendo la storia loro poi andavano a mettere le calamite nei posti giusti. E poi la volta dei libri pop-up, ovviamente. I libri pop-up non sono solo per i grandi, ma ci sono anche dei semplicissimi libri per i più piccolini. Storie brevi, immagini chiare, nitide, adatte proprio ai più piccoli. E di questi ne abbiamo avuto un'infinità, anche interattivi, così vedete. Ci sono quelli che hanno la storiella semplice e poi la finestrella da aprire che ha appunto il pop-up. Sempre pop-up, immancabile a casa nostra come in libreria, la storia della rana dalla bocca larga. La storia tra le più divertenti che poi mi sono ritrovata a leggere oltre che ai miei figli, ai tanti bimbi che sono venuti qui in libreria a trovarmi assieme alla loro scuola o nei nostri laboratori di lettura. Altro grande classico è il libro pop-up della Pimpa. Questo è un libro interattivo e ha anche delle parti delle alette e delle parti mobili. Ovviamente anche le fiabe classiche sono state lette e rilette sotto forma di libro pop-up per dare spazio all'immaginazione con queste bellissime immagini 3D, e anche di questa serie ovviamente esistono tutti i titoli relativi appunto alle fiabe classiche. Dopodiché, crescendo un pochino, siamo passati agli albi illustrati. Anche il mostro peloso fa parte ormai della mia biblioteca, quindi lo conosco a memoria perché l'ho letto a generazioni e generazioni di bambini. È una storia divertentissima, piace anche ai grandi. E poi uno dei miei libri del cuore, Andrea Camilleri e Topiopi. Andrea Camilleri scrisse questo libro raccontando una sua storia vera di quando lui da piccolo viveva in fattoria con i genitori e di come allevò questo pulcino battezzandolo, scoprirete perché, Topiopi. E
altri libri che ormai conoscete tutti perché li ho letti anche durante il periodo del lockdown, ma provengono da una lunga carriera di mamma e di libraia come appunto Corna Bicorna, storia divertentissima, e Una zuppa di sasso, una storia che mi ha sempre affascinato perché non si capisce se il lupo sia buono o non sia buono e cosa combini facendo questa zuppa di sasso con gli animali della fattoria. Raccolte di fiabe in ogni casa ce ne sono un'infinità e questa è una delle più classiche. La particolarità di questo libro, avevo messo il segnalibro ma ovviamente l'ho perso, è che all'interno c'è la storia, eccola qua, di Vardiello. La storia di Vardiello in realtà è la storia di Giufà e anche questo l'ho letto e riletto centinaia di volte. Un altro classico immancabile a casa nostra fu la raccolta delle storie delle Mille e Una Notte. Storie molto diverse da quelle della nostra cultura, certe volte anche un po' brutali, ma il mondo della magia, il mondo arabo ha sempre affascinato, in particolar modo i bambini. Il libro di Beatrix Potter, questo è un altro cult, un'altra raccolta di fiabe immancabile in tutte le famiglie, soprattutto quelle dove i bambini amano particolarmente le fiabe degli animali e le fiabe un po' più da sognatori. E poi si passa ovviamente alle prime storie vere, quelle più lunghe, quelle quando già a 6 anni sono più grandi, possono o leggerle da soli o comunque ascoltano più volentieri le storie più lunghe. L'arcobalena è anche qui una delle mie preferite. Vedete, l'ho pure foderato il libro, non so se si riesce a vedere la copertina perché ha secoli e ho paura che si rovini troppo. E ancora, e per finire, le prime storie del battello a vapore. Queste sono storie di paura immancabili quando i ragazzini cominciano a crescere, scritte stampato maiuscolo, e tante altre storie, in questo caso una raccolta delle storie della mamma, ma ci sono anche del papà, le storie classiche di principi e principesse, quindi i primi libri loro, davvero loro, che cominciano a leggere verso i 6 anni. Ci vediamo prossima settimana con la rubrica Dalla maternità alla maturità. Ciao ciao!